1995 a scendere in campo allo stadio Marassi di Genova, Genoa e Juventus, squadra di casa allenata da mister Maselli. Per quanto riguarda i bianconeri, sulla panchina c'era Marcello Lippi. 31esimo turno di campionato, Juve prima a 64 punti, quart'ultimo in posto invece occupato dalla formazione rossoblu. Lo scambio di strette di mano a centrocampo, l'avete visto, i due capitani per noi Roby Baggio, il direttore di gara era Collina della sezione di Viareggio, attuale direttore selezionatore arbitrale della categoria, inquadrato intanto una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si leva in panchina in quella giornata, dicevamo, 31esimo turno di campionato, un Juventus che si presentava da capoclassifica contro certamente un Genoa preoccupato prima di tutto di recuperare terreno per evitare la retrocessione. Eccolo qui il tecnico Maselli, prelevato dal settore giovanile. Micillo, Caricola, Galante, Delicarri e Torrente, i giocatori schierati in difesa. Onorati Van Schip, Bortolazzi e Ruotolo con Marcolin e Scuravi. Fischio d'inizio dell'arbitro Collina, battuto il calcio d'inizio dalla Juventus. Juventus che andremo adesso a vedere come si schierava all'epoca, certamente con Ravanelli, Vialli e Baggio, tridente delle meraviglie, ma subito i nostri avversari facevano sentire i tacchetti in questa prima incursione di Ravanelli dalla destra. L'intervento del numero 5 Caricola, si rialza penna bianca Ravanelli, rampulla tra i pali, Torricelli, Ferrara, Iarni, Deschamps, Paolo Sosa, Di Livio, Ravanelli, Vialli e Baggio, appunto i giocatori della Juventus, i giocatori voluti in campo titolari da mister Lippi. Parte il calcio di punizione, la traversa subito della Juventus, neppure il tempo di far girare il cronometro. La prima volta l'incornata dentro l'area di Ciro Ferrara si stampa sulla traversa. Juventus subito pericolosa, affretta Baggio di crossare, si ferma, calcia adesso ancora verso l'area, prova a staccare ancora una volta Ciro Ferrara, ma attenzione alla ripartenza, Ruotolo dalla destra, il numero 4 rossoblu in vita su quella corsia ma non trova un compagno. C'è il recupero di Torricelli, il passaggio lungo per Vialli che avete visto si è rivolto al compagno raccomandandogli più tranquillità, passaggio forse filtrante e rasoterra. In mezzo al campo lotta Deschamps, fa buona guardia dietro Torricelli con Tacchinardi schierato al centro della difesa. Pallone recuperato da un giovanissimo Galante, l'appoggio all'indietro all'indirizzo di Micillo, pallone ancora nella nostra metà campo, saltano sulla linea bianca che separa le due metà Paolo Sosa. Juventus può ripuntare dalla destra, cross in mezzo di Di Livio, intercettato, colpo di testa, saltano in due alle spalle di Ravanelli, non mette giù Deschamps, preferisce il campanile lungo al limite dell'area per Vialli. Mette a terra il giocatore straniero Scuravi, piove intanto, vedrete le immagini mentre il replay torna sulla primissima occasione per la Juventus e il no detto dalla traversa sul colpo di testa di Ferrara. La Juventus è partita molto bene, la squadra di Lippi, prova adesso da sinistra Ravanelli, si ferma, poi il passaggio di Paolo Sosa, Collina indica che si può continuare, c'è la posizione regolare di Scuravi, Scuravi rientrato dal fuorigioco, una Juventus molto alta,
sempre 0-0 tra Genoa e Juventus, 31esimo turno di campionato. Si affrontano per diversi obiettivi le due squadre. Intervento falloso, chiede scusa Dell'Icarri. Intervento su Bialli, schierato come al solito nel tridente bianconero al fianco di Baggio e Ravanelli. Colpo di tacco proprio dell'ex sampdoriano, aria che ha respirato per molti anni da avversario del Genoa, da avversario della Juventus, Gianluca Vialli. E ancora una volta ci viene riproposto il momento in cui la Juventus è andata vicinissima al vantaggio. Caricola, lungo, pallone che per la prima volta entra dentro l'area di rigore bianconera, salta Scuravi, forse commette anche fallo, motivo per cui si lamenta il numero 10 genoano. Collina, vediamo da dove farà ripartire il gioco dentro l'area piccola, quindi per induzione intuiamo che non c'è stato fallo, bensì il tocco è stato quello dell'attaccante Scuravi. Ancora Juventus, fa buona guardia del pallone di Livio fino al ritorno del numero 9 rosso-blu. Si mandano un po' a stendere reciprocamente i giocatori juventini e genoani. C'è comunque la rimessa laterale per la Juventus con le mani di Livio, lungo in anticipo su Vialli. I bianconeri recuperano comunque palla dietro per Torricelli, rischia di perdere un pallone pericolosissimo la Juventus. Il recupero di Jarni, la profondità, il pallone che arriva a Gianluca Vialli che poi si ferma. Pensavamo fosse arrivato il fischio di Collina, invece no. Poi la battuta a rete che non si spegne nello specchio della porta da parte di Deschamps, dolorante, lo vedete. Ecco qui Didier, parte il raso terra, il diagonale però si stampa sui cartelloni pubblicitari alle spalle di Micillo. Colpo di testa che fa proseguire la traiettoria del pallone da parte di Scuravi. Il passaggio di ritorno stava per diventare un passaggio proprio per l'attaccante genoano da parte di Marcolin, il quale riprende adesso il gioco con la rimessa con le mani. Taglia da sinistra a destra, lascia correre il pallone su indicazione anche di Ferrara, che ha segnalato verbalmente a Jarni di non preoccuparsi. Pallone che è terminato tra i piedi del portiere bianconero Rampulla. Si controlla alle spalle Dell'Icarri, non arriva nessuno, cerca di proiettarsi il ruotolo sul quale viene commesso fallo. Calcio di punizione per il Genoa. Bortolazzi, lancio lungo con la coscia, Paolo Sosa cerca di rimettere ordine al gioco, la sponda di Vialli, poi un triangolo che si chiude su Ravanelli, anticipato, arriva ugualmente Di Livio, calcia alto sulla traversa, forse pallone che è finito fuori alla sinistra del palo, rivediamo da questa inquadratura, proprio così. Controlla sul palo la sua sinistra Micillo, nulla di fatto, ma ancora pericolosa la Juventus. Quando siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo, a Marassi il risultato non si sblocca, sempre 0-0. Certamente più frizzante la Juventus. Adesso Di Livio va a dire qualcosa nell'orecchio del direttore di gara, di Collina. Marcolin prova ad andarsene, subisce fallo, stretta di mano con Di Livio. Calcio di punizione per la squadra rosso-blu.
lascia Marcolin l'incarico ad un compagno. Due uomini in barriera, nel frattempo cerca di contrastare Scuravi Ferrara, è dovuto intervenire poi sulla traiettoria tagliente del pallone Rampulla e mettere direttamente in fallo laterale alla destra. Con le mani Ruotolo, poi il pallone supera però la linea del fondo prima di raggiungere, ecco qui, la traiettoria pungente, partita da calcio di punizione, nulla di fatto, questo era il replay. Nel frattempo il cross dal fondo era finito oltre la linea bianca. Di testa schiaccia verso Baggio Paolo Sosa, il passaggio del capitano bianconero però trova un giocatore del Genoa, subito la battuta del calcio di punizione, fase di gioco a centrocampo. Van Schip, lo straniero della formazione genoana, ultimo tocco, nonostante questo braccio alzato da parte di Ruotolo. Rimessa laterale a favore della Juventus, il mancino Jarni con le mani nella metà campo avversaria trova la sponda di testa di Ravanelli, il quale però a sua volta non trova un compagno piazzato e soprattutto smarcato. Imprecisa anche questo tentativo del Genoa di far ripartire l'azione in velocità. Nulla di fatto. Fino a questo momento una buona Juventus, un Genoa che invece si è preoccupato prima di tutto di tenere a bada gli assalti bianconeri. Disturba corpo contro corpo Delicarri, poi non arriva sul pallone, non ci arriva neppure Scuravi, per l'arbitro tutto regolare. L'intervento, il tentativo di intervenire sul pallone era stato di Tacchinardi, Tacchinardi che anche in questa partita del passato rivediamo schierato al centro della difesa, in pratica in posizione diversa rispetto a quanto ammirato nel corso dei suoi ultimi anni in bianconero. Parte il cross dalla destra, basso di Di Livio, fa buona guardia Paolo Sosa, chiude i varchi del centrocampo restituendo palla all'indietro per Torricelli, trova un corridoio in verticale Torricelli, poi restituisce il pallone sempre su quella corsia, via Baggio per il cross impreciso di Di Livio dalla destra che finisce alle spalle del portiere Micillo, che si appresterà adesso a battere. Chiaramente se tornerà il pallone in campo, pallone che è finito nel settore dei tifosi del Genoa e lì ci resta, costretto il Genoa a far comparire un altro pallone. Un'occhiata al cronometro, 12 minuti, 0-0 tra Genoa e Juventus. Di testa prova a saltare ma ormai era arrivato il fischio di collina. Marcolin con le mani, fallo nella rimessa, eravamo distratti per cercare di capire cosa poteva essere capitato. Fraseggio aereo, ecco il capitano del Genoa. Bortolazzi allarga per Ruotolo, parte Ruotolo, cerca il fondo, due bianconeri gli vanno incontro, riescono a disturbarlo di quel tanto da fargli sbagliare il cross finale. Rientra sulla corsia di destra un Genoa praticamente schierato dall'allenatore Maselli, ricordiamo prelevato in emergenza classifica dal settore giovanile.
Torrente, Dell'Icarri, Galante, Carricola, Ruotolo, Bortolazzi, Van Schip, Onorati, Marcolin, Scuravi. Salta Ferrara, subisce fallo, larga gomiti, Scuravi. Calcio di punizione che lo stesso Ferrara batte all'indirizzo di Paolo Sosa, che detta il passaggio per Di Livio, pochi metri più avanti rispetto al soldatino di ferro di Livio. C'era Ravanelli, aggressivo il Genoa adesso con Ruotolo che sradica il pallone dai piedi di Deschamps, che poi con saggezza tattica recupera e di testa serve all'indietro il portiere Rampulla. La Juventus prova ad andarsene adesso con questo sfondamento da sinistra, trova il fondo, mette nel mezzo Jarni, pallone allontanato, arriva al limite il portoghese Paolo Sosa, va a chiudere un giocatore del Genoa, forse spera anche nel calcio d'angolo, deviazione che mi sembra non sia così nitida, non trova conforto neanche Collina con il suo assistente, e quindi il gioco è ripreso con la rimessa dal fondo. In anticipo Ferrara, serve Ravanelli, un tocco anche da parte di Paolo Sosa, ha visto partire Ferrara, non si è concretizzata questa ripartenza fulminea della Juventus. Deschamps controlla a distanza Ruotolo sulla sinistra, Tacchinardi detta il tempo del passaggio per Vialli, il passaggio per Deschamps però è impreciso, recupera il centrocampista Van Schip, riparte da sinistra il Genoa in verticale, scivolata di Marcolin, poi ci arriva il numero 10 Scuravi, anticipo sul pallone, cade a terra ma si rialza senza fare sceneggiate Scuravi. Paolo Sosa, testa alta, pallone dentro, troppo lungo però per tutti, traiettoria finisce addirittura direttamente sul fondo, terreno reso viscido dalla pioggia, inquadratura per uno degli stadi più belli per chi guarda la partita, completamente riempito in gran parte dai tifosi di casa. Jarni avanza, testa alta, opta poi per il passaggio rasoterra dentro il cerchio del centrocampo, giostra Roby Baggio, Di Livio lascia al capitano, colpo di tacco all'indietro per Paolo Sosa, con molta calma e precisione la Juventus avanza, si libera Baggio, gioca leggermente più avanti rispetto a Paolo Sosa, fa sponda in un ipotetico rombo di centrocampo, Di Livio costretto al retropassaggio, costretto a ritornare nella nostra metà campo, e poi Tacchinardi subisce un intervento duro, subito sanzionato da Collina. Nessun giocatore ancora ammonito, sostanzialmente corretta, maschia la partita fino a questo momento. Eravamo già pronti, conoscendo anche le caratteristiche del roccioso Galante, questa potesse essere già la prima occasione per estrarre un giallo. Va a toccare sulla gamba d'appoggio Ravanelli, si alza un po' il vento della polemica tra i giocatori genoani. Calcio di punizione per la Juventus, impassibile Collina, si allontana dalla posizione la quale Jarni, o forse proprio Jarni, e Baggio che si allontana, mentre Dell'Icarri controlla le spalle il nostro Gianluca Vialli. Due uomini in barriera, parte Jarni, corto, schiaccia in basso, mi sembra Scuravi, recupera però la palla della Juventus, si allunga di quel tanto che impedisce al pallone di proseguire la sua corsa verso il limite dell'area di rigore. Marcolin,
difende poi bene il pallone, lo consegna all'indietro al portiere Micillo, che sposta il gioco sulla destra, fa partire Ruotolo. Ancora il giocatore genoano, non trova però il compagno smarcato. Lascia adesso un po' troppa libertà d'azione la Juventus agli attaccanti del Genoa. Marcolin viene fermato al limite della regolarità, subisce anche un pestone. L'arbitro però dà la possibilità di proseguire grazie alla norma del vantaggio, e poi sbaglia tutto nel servire in verticale quando il Genoa, quando invece molti compagni si erano aperti a ventaglio sulla linea orizzontale. Salta Ravanelli il diretto avversario, però si trattava di Galante, si è portato però il pallone oltre la linea bianca che delimita il campo, quindi gioco fermato da Collina. Si è alzata immediatamente la bandierina del suo assistente. Riparte il Genoa, palla imprecisa, si è spostato intanto da quella parte, mi sembra di aver intravisto Ruotolo. Ecco qui che il gioco sta per riprendere. Palla che inseguono in due, anzi in tre, compreso Rampulla che non ci pensa su troppo e calcia di potenza sui distinti per evitare guai. Marcolin si gira a Onorati, mette dentro al limite la testa di Jarni, allontana, poi disturbato anche fallosamente, arriva il fischio di Collina, ha tentato di smarcarsi in modo scorretto Scuravi, trovando la schiena di Tacchinardi. Il rilancio, stop di Vialli, cade a terra, tutto regolare per Collina, prova ad avanzare Deschamps, frena la sua corsa, fa la diagonale giusta per andare a chiudere lo spettro di campo davanti a lui, la finta di corpo e poi l'intervento Torricelli dice sul pallone, l'arbitro è di diverso avviso, calcio di punizione conquistato da Scuravi. Ottimo qui il velo, la finta da parte di Onorati, calcio di punizione per il Genoa che forse in questo modo potrà dopo 22 minuti forse trovare per la prima volta lo specchio della porta. Tra l'altro la posizione è ottimale per i battitori liberi, i battitori di qualità. Calcio di punizione per il Genoa, c'è di spalle Marcolin, la finta e il tiro che Rampulla devia in calcio d'angolo, non sappiamo se gli sfugga o meno il pallone, traiettoria insidiosa, svirgola praticamente dopo aver superato la barriera. Deviazione in calcio d'angolo, parte il cross di testa, allontana Tacchinardi, poi scivola un genoano, dopo aver fatto correre il pallone Baggio viene colpito duro alle spalle, resiste la carica ma si lamenta con l'interessato, sponda con Paolo Sosa, avanza la Juventus, tocco con la punta, Ravanelli con un po' di fretta mette in mezzo. Si deve adesso sacrificare anche Torricelli che perde palla ma avanza, si gira Ravanelli, piazza il piattone al limite per Vialli, si gira l'attaccante bianconero a terra, blocca Micillo. Buona reazione della Juventus,
capace di reagire al brivido messo dal calcio di punizione precedentemente battuto dal Genoa. L'indietro poi in cespica sul prato del Marassi, Ruotolo si rialza, si rialza, così come sono già in piedi due tecnici a bordo campo. Stacca meglio di tutti la Juventus e qui neppure Ferrara riesce a capire il perché di questa decisione. Cross dalla destra direttamente tra le mani di Rampulla, il cross di Van Schip. Quando noi dal nostro cronometro ci avviciniamo al 25esimo minuto, quindi superata la metà del primo tempo, Palamelli non riesce a servire in modo plastico aereo un compagno, scivola ancora una volta, problemi di tenuta sul prato da parte di Ruotolo. Di Livio trova sì il dribbling secco, trova però anche il fallo del Genoa, si lamenta il capitano rosso-blu. Rivediamo, pallone non c'era già più, ma l'intervento ha generato un danno per il portatore di palla bianconero. Quattro uomini attorno al pallone, se ne va Jarni, se ne andrà, no, anche altri, sì, uno di questi è Ravanelli, il tocco morbido, poi il pallone è servito proprio a Ravanelli che in vita di testa un compagno, poi se la va a raccontare con Jarni alle spalle. Ovviamente qualche meccanismo dello schema non funzionato al meglio. Altro cross, altro tentativo di penna bianca che si spegne sul fondo. Eccolo qui, Ravanelli era partito praticamente dalla posizione a cui era stato battuto il calcio di punizione, si era spostato al limite, aveva trovato il modo per servire dentro l'area di rigore un compagno e poi sul proseguio è riuscito a calciare in porta. Cerca di evitare guai fisici Baggio saltando, ma l'intenzione era quella anche di far arrivare il pallone a Di Livio alle sue spalle. Di Livio che adesso riconquista la sfera, inseguito da galante Ravanelli, non riesce poi a trovare il varco giusto per sbucare più velocemente di Marcolin. Di Livio, pallone che era stato toccato per ultimo da un bianconero. Di Livio, pestone ancora una volta. Scuravi, si è alzato il ritmo della partita, Juventus è vicinissima al gol dopo neppure un minuto, con il colpo di testa di Ferrara che si è stampato sulla traversa, poi qualche altra buona occasione, sempre in attacco. Il taglio dentro l'area con Delli Carri che per evitare guai butta il pallone all'indietro alzandolo e mettendolo in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che Roby Baggio batterà dalla sinistra, mette nella lunetta del corner. Intanto avete visto inquadrato un giovanissimo Caricola, palla dentro l'area, si inginocchiano in due o tre, poi Jarni tenta lo sfondamento, consegna il pallone a Roby Baggio, pallone sul destro al limite dell'area piccola in elevazione, Micillo
Nulla di fatto, minuto numero 29, sempre 0-0 tra Genoa e Juventus. Caricola, passaggio per Van Schip, allarga sulla sinistra, Onorati, palla dentro, riparte Deschamps, palla per Paolo Sosa, Tacchinardi di prima, di Livio, il piede, l'invito di Torricelli, trovano sulla tre quarti Deschamps, che vede partire Viali, mette nel mezzo, svirgola il portiere, mi è sembrato addirittura sia scivolato al momento di voler conquistare con le mani il pallone, ha cercato di approfittarne Ravanelli. Rivediamo, fa partire molto bene sulla sua corsia di destra Vialli, che mette in mezzo, non impeccabile la presa da parte di Micillo, che stava per costargli caro. Delicarri, insegue Vialli, rimedia subito con il guantone del suo pugno destro il portiere rosso-blu, si prosegue, parte il cross, due bianconeri provano ad arrivarci ma c'è talmente poco spazio che né Ferrara né Roby Baggio riescono a spuntarla. Rivediamo il cross lungo a rientrare, eccoli lì, provano ad andarci entrambi ma il pallone era già finito in proiezione oltre il fondo. Sempre 0-0, attenzione adesso a questo contropiede dalla destra, recupera la Juventus, va a vuoto Torricelli nel mezzo all'area, però arriva il fischio dell'arbitro, il fischio dell'arbitro per la posizione irregolare di offside dell'attaccante genoano, comprensibilissimo quello che ha detto, ecco, non tanto di Van Schip a mio avviso quanto del compagno dentro l'area. Avanza la Juventus, Torricelli addirittura sulla tre quarti offensiva, Baggio cercava di trovare Deschamps marcato, il francese non c'è riuscito, Paolo Sosa detta il passaggio lungo per Vialli, troppo lungo, pallone che schizza sul prato viscido e bagnato dalla pioggia e finisce in fallo laterale, quel fallo laterale che si è prestato a battere la nostra avversaria, poi con un po' troppa frenesia il pallone che finisce ancora in una zona dove non ci sono bianconeri. 32 minuti al nostro cronometro, più Juve che Genoa, ma certamente dopo una buona partenza della Juventus c'è stato il ritorno della squadra di casa, trascinata anche, arriva il primo giallo, non abbiamo visto di chi, quadratura tutta per chi ha deciso questo cartellino, eccolo qui, lo riconosciamo adesso dal replay, primo cartellino giallo per la trattenuta da football americano sulla maglietta di Vialli da parte di Delicarri, giocatore che finisce sul taccuino dell'arbitro al 33esimo minuto e per assurdo anche molto distante dall'area di rigore, a significare il timore che i difensori, nello specifico Delicarri, portano per i nostri attaccanti, inseguiti, marcati a tutto campo, un po' come fa adesso Jarni sul 7 Van Schip, salta un avversario, attenzione, deve uscire in scivolata, ma il gioco riprende con un calcio di punizione per posizione irregolare,
di Ruotolo. C'era stato sì un contatto del Juventus sul pallone, ma probabilmente Ruotolo era già oltre la linea dei nostri difensori. Lotta contro il muro a due del Genoa, poi tenta di servire all'indietro, di salvarsi con Ravanelli all'indietro Baggio. Attenzione, vieni qui, normalmente in questi casi dopo un giallo per gli avversari al primo fallo arriva anche il giallo, tanto per far capire come si gestisce una partita sotto il profilo dei cartellini. Ci insegna a capire anche a chi è stato affidato la gestione degli arbitri italiani. Calcio di punizione e cartellino giallo per Ferrara, quindi va a pareggiare da buon difensore quello inflitto a Dellicarri. Si prosegue, si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro, rimessa laterale per la Juventus a 10 minuti dal termine del primo tempo di questo 31esimo turno di campionato tra la regina del campionato. Mancano poche giornate al termine, quindi una Juventus prima in classifica, inseguita dal Parma dietro la bellezza di 7 punti. Genoa invece è impegnato per le zone basse della classifica, quindi preoccupato più che mai di non retrocedere. Certamente impegno ad altissimo rischio quello del 13 maggio 1995. Per la formazione di casa. In piedi, semi rannicchiato a dire il vero, Maselli, tecnico di riparazione dei guai stagionali della formazione ligure, fraseggio che non si concretizza per il Genoa, molto nervosi i giocatori genoani. Passaggio in verticale, Paolo Sosa, Vialli, non si chiude l'asse offensivo della Juventus, urla qualcosa di poco carino Dellicarri nei confronti di Vialli, che ancora una volta, prima vabbè è stato trattenuto brutalmente, adesso spinto, il fallo c'è e ha fatto bene Collina a fermare il gioco. Cerca di piazzare al meglio la barriera il Genoa, avete visto l'occhiata data da Micillo sul palo alla sua destra, alza le punte di quanto può la torre più bassa della barriera genoana, parte Baggio, la deviazione, poi il pallone che viene deviato, sarà calcio d'angolo, ma con la deviazione probabilmente ha trovato, avrebbe potuto ingannare il portiere del Genoa. Vedete Paolo Sosa, il tocco, blocca il pallone Jarni e poi una deviazione, forse pallone che puntava verso il centro della porta, ha trovato una deviazione che ha fatto slittare portiere e pallone sull'altro lato. Ancora la Juventus in offensiva, la finta, il passaggio per Di Livio, pallone in mezzo, coi pugni allontana, sì Micillo, ma dopo aver sentito fischiare Collina, pensate un po', neppure Ravanelli, cerchiamo di capire adesso, si tengono entrambi, sia Galante sia Ravanelli, Collina dà ragione al difensore del Genoa, regola non scritta ma molte volte applicata dai nostri direttori di gara, che all'epoca, come adesso si dice, siano i migliori al mondo, ma a volte diventano o vogliono diventare troppo spesso protagonisti
con le loro inopportune interpretazioni arbitrali. 39 minuti, sempre 0-0 tra Genoa e Juventus. Deschamps a proseguire, Ravanelli sulla sinistra, partito in posizione regolare, mette il pallone in mezzo per la corrente Vialli, che poi vedete è costretto all'inseguimento. Ancora sulla tre quarti, Marcolin cerca di alleggerire con calma, ritarda il passaggio, fa arretrare Di Livio, serve poi in verticale per Scuravi che allarga sulla sinistra, la finta del giocatore del Genoa, si mette il pallone sul destro, salta e blocca Rampulla, che poi si inquieta con se stesso, forse per questo pallone servito non certamente alla perfezione su Roberto Baggio, che era pronto a scattare, ma il suo scatto serve ugualmente a mettere paura al portiere del Genoa e a guadagnare così un calcio d'angolo. Pallone corto per Ravanelli, dietro di lui Baggio, esce molto bene in anticipo Di Livio che calcia al volo, ma alto sulla traversa in area di rigore, certo un errore pesante per chi lo doveva marcare. Andiamo a vedere se va a disturbare anche sulla gamba d'appoggio. E beh, non proprio inutile l'intervento del difensore, non inutile perché è servito a spostare un po' Di Livio, che ha calciato non certamente con i giusti pesi e il giusto equilibrio. Palla filtrante in verticale, Vialli mette in mezzo, pallone che invece trova il corpo di Caricola, pallone lungo mezzo al campo, non c'è lo stop dei centrocampisti. Vialli all'indietro per Baggio, si chiude il reparto, si chiude molto bene anche il Genoa. Galante si preoccupa di avvicinarsi al nostro attaccante, dà così la possibilità di svettare a Micillo. Ancora Juventus, praticamente una partita a senso unico, che fino a questo momento però la Juventus stagione 94-95 firmata Marcello Lippi non riesce ancora però a far... Ci prova adesso Ravanelli, abbiamo bloccato il nostro pensiero. Dicevamo, Juventus che fino a questo momento non era riuscita ancora a sbloccare il risultato, ma certamente una partita quasi a senso unico da parte degli 11 schierati da Mister Lippi. Grande pallone scagliato dal piede mancino di Ravanelli, respinto da Micillo. Ancora altra opportunità, solito passo, consueto tempismo nel farsi trovare smarcato da parte di Roby Baggio. Vede Ravanelli sulla sinistra, palla all'indietro, arriva Didier, preferisce servire rasoterra Baggio. Capiscono i nostri avversari, capisce anche, eccolo qui, in ritardo Galante, carica al sinistro, la parata. Adesso non si capiscono due giocatori del Genoa, ne approfitta Deschamps che vede sì al limite smarcato penna bianca Ravanelli, tanto l'azione è proseguita, tiene alto, altissimo il baricentro la Juventus, che con Ferrara va a commettere fallo, disturbare quantomeno. Parola fallo è un po' esagerato in questi casi, su Scuravi. Battuto il calcio di punizione, due tocchi, pallone che arriva Van Schip sulla destra, cerca di controllarlo Jarni, non riesce ad impedirgli però di crossare verso il centro, l'intervento di Torricelli. E prima in quadratura per la nostra panchina intravediamo Porrini, intravediamo il massaggiatore Giunta, abbiamo visto anche Marocchi,
cerca la sponda il Genoa nella nostra area, dà però la possibilità di lanciare per Ravanelli, si gira, pallone per Vialli, due tocchi, parte Di Livio sulla destra, il pallone è in campo, cross, la finta e il pallone che Vialli riesce sì a toccare, dando l'illusione di riuscire ad anticipare il portiere, di mettere il pallone sopra il suo corpo. Rivediamo, parte il cross, va in anticipo su Galante, non tocca il pallone lui, mi sembra, anzi senza il mi sembra, e Galante che anticipa poi sia il portiere sia Vialli, pronto a tentare eventualmente il pallonetto. Altro calcio d'angolo per la Juventus, c'è movimento, si galvanizza l'area rosso-blu, parte il Genoa, Manship in scivolata, Tacchinardi non dà la possibilità al giocatore di girarsi, costringendo a ritardare la ripartenza, con il pallone messo in fallo laterale. Siamo alle battute finali del primo tempo, 30 secondi al 45esimo, intervento in sgommata, si direbbe, con le auto sportive. Jarni, cross col sinistro, l'anticipo coi pugni da parte di Micillo, ancora a pericolo, attenzione però adesso a Scuravi, stavano scivolando un po' tutti, ma ci siamo resi conto che pur di approfittarne Scuravi si era aiutato con le braccia, così come si aiuta adesso Caricola, che riceve l'urlo arrabbiato del nostro attaccante. Non ci sta Vialli a sentirsi dire o a vedere, guardate un po' cosa gli va a dire, sei un cascatore. Dell'Icardi, scusate, tra l'altro anche Dell'Icardi deve stare attento, già ammonito. Pallone ormai era lontano, se l'era portato via Vialli. Se la ridono intanto Scuravi e Di Livio, soldatino e soldatone. Baggio, Paolo Sosa e Ravanelli. Schema precedente aveva previsto la finta di Ravanelli che partiva, andava al limite dell'area, spizzicava di testa il pallone. Adesso ci sarà un altro tentativo, un altro schema direttamente verso la porta, che non c'entra, da parte di Ravanelli. Quindi alla finezza precedente si è puntato adesso alla potenza in questa battuta, che poteva essere calciata direttamente di prima intenzione verso la porta genoana. Nulla di fatto, 46 minuti e 30, si continua a giocare a Genova tra Genoa e Juventus, forse solo fino adesso sì, perché il tempo di far comparire la nostra grafica, la grafica di Juventus Channel e collina sullo 0-0, manda tutti negli spogliatoi. Sovraimpressione, 13 maggio 1995, stagione 94-95, quindi 31esimo turno di campionato tra la Juve prima in classifica e il Genoa, distaccato praticamente di 31 punti, quart'ultima in classifica la formazione allenata da Maselli. 0-0 il risultato, una buona Juventus, molto bene la sua partenza, poi un Genoa che si è preoccupato prima di tutto di interdire più che di creare. Andiamo a rivedere allora, mentre il Genoa ha fatto ripartire il gioco con il calcio d'inizio di questa ripresa, cerca subito il duello uno contro uno, Ruotolo dalla destra con Deschamps, un pallone che arriva dritto con la sua parabola tra le mani di Rampulla. Juve che si presentava all'epoca così schierata da mister Lippi, con Rampulla, Ferrara, Torricelli, Tacchinardi, Jarni, Deschamps, Paolo Sosa, Di Livio a centrocampo, Baggio, Vialli e Ravanelli in attacco. Ancora Paolo Sosa,
esce molto bene con ottima scelta di tempo il difensore Caricola, il passaggio per Onorati, va in scivolata senza commettere fallo Deschamps, l'arbitro attento Collina dice che l'intervento è regolare, così come regolare adesso il posizionamento di Ravanelli alle spalle di Galante, non ne può approfittare quindi penna bianca Ravanelli. C'è la Juventus che sta subito mettendo in pratica certamente le indicazioni di mister Lippi, accelerare, mettere sotto pressione gli avversari. Allora arriva adesso Jarni dalla sinistra ad incrociare il raso terra, costringe addirittura il portiere che poi esagera un po', non era così vicino Ravanelli, meglio così. Pallone che viene sparato alto sulle tribune dello stadio Marassi di Genova con le mani di Livio, all'indirizzo proprio di Ravanelli, si porta via in linea tre giocatori, fa girare palla alla Juventus, Tacchinardi esce, allarga all'indietro per Paolo Sosa, viene anche messo giù in modo falloso, tutto regolare o quantomeno si può proseguire, ma vedete com'è, va ad influenzare la situazione. Recuperiamo però con Ferrara, taglia davanti al naso di Collina, sbraccia sulla destra Ravanelli, schiaccia a terra adesso il pallone Torricelli per Di Livio, ancora Di Livio, serve Paolo Sosa, inseguito Ravanelli, trattenuto per la maglia da parte di Galante, pallone messo in mezzo, vediamo se Deschamps opta per il tiro verso la porta, due tocchi centrale, la parata a terra di Micillo. Deschamps, che non è certamente uno specialista, ha preferito servire Vialli che ha appoggiato corto, morbido al centro, poi il raso terra centrale parato da Micillo. Terzo minuto di gara, terzo minuto del secondo tempo, Juventus che atteggiamento lo dimostra, così come era partita nel primo tempo, così in questa ripresa sta cercando il vantaggio, vantaggio che certamente meriterebbe. Conquista il pallone però Collina fischia, intervento alle spalle del piccolo numero 8 Bortolazzi, ancora Ruotolo, pallone all'indietro, servito, cerca di far avanzare anche il reparto più arretrato, prende in controtempo Onorati, questo passaggio filtrante, ben disposta comunque la difesa bianconera, pronta a riprendere l'azione. Rasoterra, gioca quadrata la Juventus, sempre il consueto movimento di Ravanelli a tutto campo, a tutto reparto, prova adesso a far partire un cross verso il centro dell'area, deviazione influente, dà la possibilità alla Juventus di riprendere con la rimessa laterale, Baggio ancora per Jarni, leggermente spostato Di Livio da Marcolin, che poi riesce a calciare il lungo, allontanare il pericolo, ma è la Juventus che si riappropria del pallone, Paolo Sosa in posta a centrocampo, appoggia in mezzo per Didier Deschamps, la finta, il velo, cerca di servire poi sulla destra e ci riesce per Di Livio, il cross di Soldatino, esce a vuoto il portiere, il colpo di mano di Galante sulla linea, se non c'è fallo in mezzo, se l'arbitro non si inventa qualcosa di incredibile, assolutamente no, perché vede molto bene, caccia il rosso per Galante che poi ha simulato anche, vedremo eventualmente il replay, arriva a confortare il difensore genoano anche Ciro Ferrara, rivediamo il cross di Di Livio, parte il cross, esce un po' a papera, a vuoto il portiere, pallone che
Ravanelli indirizza verso la porta e vedete adesso va a simulare di essere colpito sulla nuca, sulla testa, il difensore numero 5 Galante, che da regolamento, nonostante cerchino di convincere Collina, viene espulso quindi al sesto minuto, dando così la possibilità alla Juventus di calciare dagli 11 metri. Roby Baggio contro Micillo, calcio di rigore per la Juventus e Genoa, che rimarrà praticamente per gran parte di questa ripresa in 10 uomini, espulso giustamente Galante per un tocco volontario di mano sulla linea di porta. Sarebbe stato altrimenti gol di Fabrizio Ravanelli. Parte Roby Baggio, il gol! Gol della Juventus al settimo minuto della ripresa. Finalmente si sblocca il risultato. Risultato che vede al momento la Juventus in vantaggio. Il rigore sacrosanto decretato da Collina per tocco di mano di Galante, ecco qui, preciso, intuisce l'angolo il portiere genoano, non riesce però a toccare e a salvare la sua porta. Cambia risultato a Marassi di Genova, Genoa 0 Juventus 1. Vedete l'autore del gol dagli 11 metri, Roberto Baggio di Vincodino. Si riparte quindi da questo risultato con il Genoa chiamato adesso a fare qualcosa di più di quanto è riuscito a fare, di quanto ha potuto fare, di quanto la Juventus gli ha concesso di fare, con però l'uomo in nemmeno. Ha subito un'occasione, Ghiotta dalla destra, aggancia un pallone improbabile, Ruotolo riesce a metterlo in mezzo, tuffo felino provvidenziale di Michelangelo Rampulla. Bisogna stare attenti anche alle caviglie. Se ne va Gianluca, entra dentro l'area, esce, alza il pallone a pallonetto, Juventus vicinissima subito al raddoppio. Fa quasi noi sorridere, piangere Gianluca Vialli, non ricordavamo questa immagine. Si allarga, cerca di fintare sul giocatore che stava provenendo sulla sua diagonale, pallonetto ai danni di Micillo, impreciso Vialli, lui stesso se ne dispiace, l'abbiamo visto con il mimo del suo viso. E adesso certamente Genoa che dovrà alzare il ritmo, dare il 110 e qualcosa di più per tentare intanto, come in questo caso, di arginare la manovra bianconera. Pallone che taglia tutta l'area e vedete, forse disturbato da un avversario davanti, si vede sbucare il pallone alla fine. Fa molto bene, tutto bene Deschamps. Pallone che taglia, eh sì, ipotizza forse un intervento da parte dei difensori del Genoa. Si trova il pallone a grandissima velocità passare davanti, nulla può Ravanelli, e quindi nel giro di pochi istanti, dopo il vantaggio di Baggio sul rigore per fallo di mano volontario di Galante espulso, e qui un altro bel fallo volontario sulle caviglie del nostro attaccante, che si rialza immediatamente. Andiamo a rivedere, ecco qui, a forbice il capitano genoano. Dicevamo, due azioni di Vialli con un pallonetto e di Ravanelli, Juventus ha avuto la possibilità di chiudere in un tragico 1-2 per i nostri avversari la partita. Partita che invece resta ancora aperta, risultato minimo di vantaggio e gioco fermato adesso quando ci avviciniamo, superiamo il decimo minuto, ci vede in vantaggio per 1-0. Parte il lancio che però finisce a lato, gioco che verrà ripreso
da Jarni, con le mani Baggio, inseguito il giocatore genoano che non riconosciamo, si gira di prima intenzione Ravanelli, sempre inseguito da Marcolin, sponda alta verticale di Torricelli che poi corre con una freschezza inaudita, cercava Baggio di servire Vialli, vedete, a turno il giocatore più avanzato, quello che cercava nell'ultimo caso di chiudere la triangolazione, ovvero Vialli, andato poi all'inseguimento con grande capacità di sacrificio proprio per aiutare i tre giocatori del centrocampo. Sta facendo riscaldare intanto Maselli, proprio il giocatore del Sollevante, Miura, attaccante, operazione strategica, commerciale, di marketing della società ligure, all'epoca ce la ricordiamo benissimo, una delle primissime società che ha puntato su questi giocatori, certamente più di impatto mediatico che non sportivo. Parte un altro cross dalla destra di Livio, riparte il Genoa, Marcolin allarga sulla destra per Ruotolo, pallone in mezzo, l'anticipo di Ferrara che dà così la possibilità ai nostri giocatori di rifiatare qualche secondo e di riprendere la corretta posizione in campo. Non smettono di incitare i propri beniamini, i sostenitori genoani, così come lo spicchio di tifoseria riservata ai nostri colori. Sentiamo in cuffia, andando così a riassaporare un po' quella giornata del 31esimo turno di campionato disputato a Genova, dava la possibilità di incitare ancora di più da parte dei bianconeri la squadra proiettata alla conquista di un altro meritatissimo tricolore. Eccolo qui di spalle l'ipotetico idolo, certo un simbolo importante per trasferire l'immagine del Genoa all'estero, ma quel che contano poi sono i risultati. Consegna addirittura il tecnico rossoblu al nostro Torricelli il pallone, pallonetto, salta Marcolin, non salta però Caricola, fermato poi dall'ottimo intervento di Paolo Sosa, che si è sentito raschiare la coscia anche dai tacchetti dell'avversario. Baggio si ferma, consegna il pallone a Ravanelli che poi vede l'ombra di Deschamps allungarsi, lo serve in recupero il Genoa, così come in recupero Ferrara, due tocchi, trova Didier, avanza, si porta via prima un difensore, poi si portano via lui che cade a terra, eccolo lì, era Delicarri a portarsi via e poi si fa portare via non dall'urlo straziante di Ruotolo, bensì dal suo intervento in scivolata e scorretto. Il dolore persiste per Paolo Sosa, sembra che si sia accasciato a terra per l'intervento precedente, si è sentito sfiammare i tacchetti sulla sua coscia sinistra. Ricordiamo Genoa in 10 per l'espulsione di Galante, dal cui mani è scaturito poi il rigore, ma c'è ancora la Juventus, tenta la girata al volo, stoppa di petto Vialli e poi mette a disagio tutta la retroguardia genoana, ma non a piazzare il pallone lì dove avrebbe voluto, ovvero alla destra del portiere, di poco, ancora una volta di poco, come nella circostanza del pallonetto, ma Vialli non mette la sua firma su questo match che resta ancora blindato sull'1-0 a nostro favore, ma non riesce a piegare definitivamente la resistenza del Genoa. Tutto bene il passaggio di
Attenzione però a questa replica, mentre raccontiamo quanto ha tentato di fare Vialli, mentre cercano ancora di falciare come se si tagliasse l'erba del campo. Genoani rientra, pronto a rientrare. Paolo Sosa, dicevamo, Genoa in 10 per l'espulsione di Galante. Era fuori da qualche minuto invece Paolo Sosa, che riprende il suo posto in mezzo, il suo importante posto in mezzo al campo. Brava. Ancora Genoa, passaggio corto, troppo corto, che intuisce in bianconero. Parte il contropiede, raddoppio della Juventus. Tutto è partito da quel recupero sostanziale da parte di Torricelli in mezzo al campo. Adesso ci sono lacrime di gioia, non tanto in curva bianconera quanto per Ravanelli, servito in modo impeccabile dalla destra, dalla cross di Vialli. Dovremmo forse rivedere a breve, questo sì, potrebbe essere il segnale definitivo per aver chiuso la partita. Eccolo qui, Vialli mette in mezzo, non c'è assolutamente posizione irregolare, è un po' con troppe responsabilità, però la linea difensiva del Genoa lascia solo Ravanelli, che da quella posizione, da questa posizione non sbaglia, schiaccia verso la porta, schiaccia verso la linea bianca della porta genoana e insacca per il 2-0. Due gol in questa ripresa, mossa non tanto della disperazione o quasi, già programmata da parte di Maselli, che adesso butterà dentro nella mischia un attaccante, verrà tolto un centrocampista, ritengo, per cercare di dare supporto a Scuravi, Marcolin, Onorati. Vedremo un po' quale sarà la decisione ultima. Certo, non potrà sbilanciarsi troppo il tecnico genoano. Juventus che quindi è riuscita a raddoppiare molto bene, così come molto bene salta due avversari Baggio. Il recupero poi di Jarni, giochicchia la Juventus con le sue due torri, le due menti del centrocampo. Deschamps, che poi ritorna dopo aver sgommato un po' a terra, tenuta non ottimale, un terreno sembra che non piova più su Genova da qualche minuto. Riparte la squadra di casa, arretra addirittura davanti ai difensori l'attaccante genoano, esagera un po' con i preziosismi, anche chi ne potrebbe fare a meno, chi ne dovrebbe fare a meno come il difensore dell'Icarri. Calcio di punizione per la Juventus, bisognerà ripartire qualche metro più indietro. Eccolo qui Miura al posto, potrebbe essere, eccolo qui, sembra di capire, il numero 7 Van Schip. Così al 20° della ripresa, con il Genoa sotto di due reti nei confronti della capo classifica Juventus, cambia la sua prima pedina con l'uomo in meno dall'espulsione di Galante, con due gol da recuperare. Fin quanto visto adesso, un tempo e mezzo, sembra proprio che in quella giornata autunnale, seppur si parlava di maggio, autunnale perché era calata la temperatura e su Genoa pioveva da diverse ore prima dell'inizio del fischio d'inizio, il Genoa è riuscito a mostrare poco di buono, senz'altro limitata, ridimensionata da un'ottima Juventus. Baggio parte, palla al piede,
il codino serve sulla destra di Livio, il cross questa volta a lungo che Delicarri appoggia comodamente all'indietro per Micillo. Ancora Delicarri, giocatore ammonito come Ferrara nel corso del primo tempo, giocatori quindi a rischio. Rosso diretto invece per Galante, tocco di mano volontario, così come volontaria questa gomitata da parte di Ruotolo nello stomaco, poi smorzata a dire il vero nei confronti di Jarni. Giocano sul liscio i bianconeri, avete visto con quale semplicità siamo entrati in area di rigore avversaria. Baggio Vialli, poi un po' appesantito Vialli dalla stanchezza, ha preferito mettere in mezzo, sperava nell'arrivo di Ravanelli. Morde ancora la Juve, morde ancora Deschamps, morde ancora un po' tutto il reparto del centrocampo con Baggio. Si disinteressa del pallone il capitano genuano, continua a tenere gli occhi puntati e non solo gli occhi, le dita, le manate sul nostro capitano, capitano contro capitano. Vince Baggio e si conquista un altro giallo, eccolo qui. Quest'idea ce l'aveva da un bel po' il buon Torrente. Ha finito per strattonare alle spalle la maglietta Baggio e di trattenere per la maglietta proprio il nostro capitano fin dal primo secondo. Tenta di mettere in mezzo, una via di mezzo a dire il vero tra un tiro e un cross, cercava forse la deviazione vincente di qualche compagno, in primis Vialli e Ravanelli. Pallone che invece è finito direttamente sul fondo. Secondo giallo quindi per il Genoa, oltre a un rosso diretto di cui vi abbiamo già raccontato. Prova a spingere Torricelli, trova Ravanelli sinistro alto al 24esimo e forse anche deviazione, rivediamo, non mi sembra, pallone che non ritorna ancora sul campo. Non solo dispiaciuto a bordo campo il tecnico rossoblu, eccolo qui, non mi era sembrato ci fosse deviazione, ritardava solo il pallone ad essere rimesso in gioco. Superato Paolo Sosa, il Genoa cerca di sfondare da destra con Delicarri, si tuffa poi Delicarri ma il pallone era stato recuperato dai nostri centrocampisti. Didier Vialli con l'esterno del piede restituisce il pallone proprio al francese, finito però in posizione di offside grazie anche a quel passo in avanti effettuato da tutti i giocatori, i difensori del Genoa. Prova ad anticipare Ferrara ma commette fallo, si tocca sul volto Curavi, calcio di posizione battuto da Bortolazzi. Ancora il Genoa, primo pallone toccato da Miura, salta Marcolin, arriva però primo sul pallone Vialli. Rimessa laterale per la Juventus, 26 minuti, ci avviciniamo alla mezz'ora, risultato variato in questa ripresa, micidiale l'1-2 della Juventus e poteva essere anche più pesante il risultato. Prima il rigore di Baggio, poi il colpo di testa vincente di Ravanelli. Proprio Ravanelli restituisce palla dentro l'area al capitano, cerca di mettere il pallone in mezzo, la respinta Marcolin, sfuma l'azione bianconera, l'affondo, perde
palla di nuovo il Genoa, molto attento Torricelli. Sousa all'indietro per Tacchinardi, che poi appoggia a Ferrara, fa girare bene palla, fa correre gli avversari la Juventus. Tacchinardi fa movimento, sbraccia da quest'altra parte Torricelli, che avanza. Baggio cerca di servire dentro l'area, nonostante avesse visto sicuramente partire come una scheggia Torricelli sulla destra, aveva cercato l'azione più prepotente. Stop e passaggio sulla linea verticale del campo per Baggio, anticipato. Baggio mostra una vistosa fasciatura al braccio destro di Livio. Anticipo di testa di, e poi che giocata Roby Baggio. Esce il Genoa, testa alta per Caricola, testa alta, troppo alta. Poi in confusione il Genoa, rimedia Paolo Sousa in mezzo al campo, deviando il pallone in fallo laterale. Cerca di manovrare ancora il Genoa, deve stare molto attento però, perché ancora benzina nelle gambe non solo Paolo Sousa, forse adesso ingenuamente va a commettere un fallo con la mano in scivolata. Non si risparmia nessuno. Questa era la Juventus di Lippi in tutti i suoi interpreti, il suo modo di giocare, il suo modo di affrontare in casa o in trasferta gli avversari. Avversari che adesso cercano di colpire a freddo con un difensore piazzato in mezzo all'area. Vediamo, parte il cross, cerca, ci riesce a girarsi, smarcato Dell'Icarri, ma svirgola il giocatore genuano, il difensore genuano. In piedi intanto il quarto uomo, perché ci dice lui stesso, ovvero Marcello Lippi, quale sarà il cambio. Il cambio vedrà l'ingresso di Marocchi, sebbene abbiamo intuito, così come il numero della maglietta del giocatore che dovrà uscire dal rettangolo di gioco, ovvero il numero 6. Si tratta di Paolo Sousa, mentre si tratta di un altro giallo per Marco Lin, che va a commettere fallo su Di Livio, ricevendo un po' le critiche verbali da parte di un giovanissimo Caricola. Ecco qui il cambio annunciato direttamente prima ancora che all'assistente da parte di Lippi. Fuori alla mezz'ora in pratica Paolo Sousa, tra gli applausi, così come tra gli applausi dei sostenitori bianconeri, fa il suo ingresso in campo portando un po' di acqua fresca e benzina in abbondanza per la partita, per questo ultimo quarto d'ora. Chi dovrà preoccuparsi di andare a frenare gli ultimi sussulti genuani? Genoa 0 Juventus 2, ma sappiamo che sono proprio questi momenti più difficili, quelli della stanchezza. Basta un poco o niente per far riaprire le partite e subire ingenerosamente poi la replica degli avversari, soprattutto di squadre così operaie come quelle provinciali, con tutto rispetto, del Genoa di allora come il Genoa di adesso. Marocchi, primo pallone toccato per il sostituto di Sousa. Deschamps trova un diagonale lungo, ma trova anche Ravanelli che non riesce a recuperare. Pallone che
Icillo. Cercherà di indirizzare direttamente verso un giocatore rosso-blu. Non ci riesce. Molto ben disposta la Juventus, forse un Genoa ormai demotivato. Tacchinardi, Didier. L'idea era buona, il passaggio trova però un contatto di cui non ci eravamo accorti. Impietrito, si guarda solo più la partita, eventualmente cercherà di farne buon uso degli errori commessi o delle giocate bianconere per preparare le prossime gare. Esce dall'area di rigore, può solo farlo con i piedi il portiere Micillo. La Juventus adesso tenta di nuovo all'affondo su Baggio, partito in posizione regolare, ma ancora una volta il portiere che probabilmente si infortuna. Ecco che si tocca la gamba, un'uscita del tutto normale ci è sembrata, non mi sembra ci sia stato neppure un problema muscolare. Rilanciando, non se la prende con Roby Baggio. Se contatto eventualmente ci fosse stato, del tutto fortuito e involontario, ma l'ingresso in campo concesso da Collina, guai muscolari, immediatamente sì. Vediamo, va, e poi proprio la gamba che rimane adiacente al campo, che rimane compressa, schiacciata dal peso del corpo, potrebbe averne risentito sul suo muscolo principale. Sembra non farcela Micillo, e non ce la fa assolutamente. Viene chiesto immediatamente il cambio, vediamo di riconoscere il portiere. Si tratta di Spagnuolo, numero 12 della formazione genoana, quindi se gloria si potrà dire, quantomeno gloria statistica per Spagnuolo. Subentrato a 12 minuti dal termine della partita, con un risultato già abbastanza chiaro, match inquadrato fin dal fischio d'inizio, dicevamo, per quantomeno un dato statistico, Spagnuolo prende il posto del titolare del match in porta. Problemi muscolari, con la Juventus che va a nozze, cross, fa rimbalzare il pallone dentro l'area, mette giù poi sulla sinistra Baggio, serve, vedendo arrivare Iardi il terzo gol, incredibile, dicevamo poteva servire semplicemente per le statistiche, e invece la statistica è più amara del previsto per il sostituto di Micillo. Spagnuolo si becca subito la prima rasoiata a mezza altezza da parte di Iardi, impietosamente si infila nella rete alla sua sinistra, 3-0, gran sinistro di Iardi, nulla può, forse anche un po' non troppo caldo per entrare nel clima partita il portiere. E così, mi sembra nel giro veramente di pochissimo, diventa anche lui protagonista in negativo, perché due gol se li è presi il suo collega Micillo, uno all'80esimo proprio Spagnuolo. Genoa 0, Juventus 3, praticamente una partita che da questo momento non ha più niente da dire. A correre restano i soliti, ovvero quelli della Juventus, a commettere il fallo, quelli che io definisco di nervosismo, per il secondo rosso della partita. Finisce prima il match, e forse anche per tanti altri, la partita del giocatore che vedete in quadrato, che lancia anche
provocatoriamente la fascia del capitano a qualche altro compagno. Esce Torrente, taglia tutto il campo, impietosa anche l'inquadratura. Entra, guardate un po' chi, la bandiera bianconera, quella che sarebbe poi diventata, lo è e lo sarà, la bandiera bianconera, Alessandro Del Piero. Un po' di gloria anche per lui, prende confidenza, sempre maggior confidenza, riccioluto, capelli in abbondanza, la classe coi piedi già la si poteva notare in quelle stagioni. Baggio e Del Piero insieme, e Del Piero, anzi Baggio, prova a mettere subito anche il suo secondo sigillo dopo quello del calcio di rigore, prova a piazzare il pallone un po' come aveva fatto Jarni nella stessa zona ma in altro modo, deviazione questa volta decisiva da parte del portiere e primo pallone che andrà a toccare Alessandro Del Piero, subentrato al posto di Dilivio, da calcio d'angolo, allontana Scuravi, mette giù Deschamps, serve ancora Alex, riesce a saltare Marcolin, riesce a guadagnare, fa bene a far scorrere il pallone così come i secondi, nuovamente il pallone in calcio d'angolo per questo secondo corner consecutivo. Preoccupatissimo come non mai Spagnuolo, parte il cross, il velo, Baggio! E il pallone che finisce di un soffio alato. Ne capiamo le preoccupazioni per questo portiere che non vorrebbe veramente risultare l'elemento negativo di giornata. Score pesante per il suo Genoa, ma score pesantissimo anche per lui. Da poco entrato, ha subito subito il gol di Jarni. 3-0 per la Juventus, minuto numero 39, quasi il quarantesimo, in tilt il Genoa, non solo per il risultato pesante, ma soprattutto perché non c'è stata partita, se non per qualche breve momento del primo tempo, risultato sì che si è sbloccato solo nella ripresa, ma una Juventus sostanzialmente superiore tecnicamente e non solo alla squadra immischiata, il Genoa, nelle zone bassissime della classifica. Del Piero schierato a destra al posto di Dilivio, unico cambio per Marcello Lippi di quella giornata. Baggio taglia il campo, vede partire proprio Del Piero, pallone troppo veloce, troppo poco campo c'era per poter recuperare, farebbe bene adesso il Genoa a rallentare ulteriormente il gioco, prova nel rispetto comunque del regolamento il portiere che poi finta il passaggio lungo. Serve basso Bortolazzi, lancio lungo del playmaker genoano, non si avvede Deschamps della vicinanza di Del Piero, allunga il piede, allunga anche la traiettoria del pallone, non molla Deschamps, non molla Torricelli, stoppa con il petto Marocchi, secondo cambio scusate dopo Sosa, anche Di Livio, Pavanelli trova e mette in mezzo, arriva Didier, la parata questa volta a terra su Deschamps, salva dal poker quasi certo quando abbiamo visto partire questa rasoiata rasoterra da parte del centrocampista bianconero. Scuravi praticamente inesistente, partita non giudicabile per assenza in campo sostanzialmente dell'attaccante, così un po'
per molti giocatori genoani. Didier, superato il 40esimo. Vialli allarga molto bene per Baggio, entra dentro l'area, si mette il pallone sul destro, la deviazione in calcio d'angolo, come avete visto, significava che sberla. Guardate, adesso non riusciamo a vederla. Pavanelli si incarica della stessa battuta del corner. Baggio, parte il cross corto, basso, dentro l'area. Didier salta un avversario, mette con il piede sinistro in mezzo, la respinta con il petto, ancora un calcio d'angolo, un assedio in pratica senza neppure volerlo, senza neppure voler eccedere nel mettere sotto pressione gli avversari. Parte il cross, Vialli allarga sulla destra, Ravanelli, nessuno va incontro a Del Piero, trova smarcato, lo vede prima di tutto Vialli, pressato, tutto il Genoa rincorre sulle giocate bianconere. Del Piero, pallone deviato, altro calcio d'angolo. Come i boxer quando prendono a pugni, alle corde, mettono le corde l'avversario, un po' così la Juventus, che, ripetiamo, senza neppur voler troppo infierire, si trova però a dover giocare fino alla fine la partita. Due giocatori in meno per il Genoa e capiamo le difficoltà aggiunte per le due espulsioni, la prima di Galante per tocco di mano, il quale poi ha generato il calcio di rigore, e poi per il fallo del capitano genoano cacciato ancora una volta da Collina. In piedi, come se nulla fosse ancora successo, mister Lippi. Scurani stavolta riesce sì a trovare smarcato e a servire Ruotolo, che poi fa avanzare il giocatore del Sollevante. Gioca un po' con se stesso, pallone in mezzo, detta il passaggio sulla sinistra per Marcolin, va incontro Del Piero, fa le veci di Livio. Se fallo è, ha visto Collini, sarebbe più giusto assegnare la rimessa laterale. Invece Collini assegna il fallo. Battute finali del match, alla ricerca del gol della bandiera il Genoa, neppure questo. Regala in pratica una punizione al nostro Rampulla, che poi con le mani serve, invita Baggio che se ne va dalla metà campo fino dentro l'area per Marocchi. Il pallone tenta di alzarlo leggermente a cucchiaio. L'intervento è di quelli che contano per quanto riguarda il portiere spagnolo. Salva la porta da un altro poker, perché di occasioni per far poker la Juventus se ne ha avute svariate, quindi si prende almeno questo merito. Non ci crede Ravanelli, o forse è fermato. No, Collina lascia proseguire. Marcolin, un po' stanco Ravanelli, comprensibile, ha dato molto. Pallone messo dietro di testa da Ferrara, riparte subito, non perde tempo la Juventus, comunque tiene il ritmo delle giocate. Deschamps avanza, supera la metà campo, Torricelli largo per Del Piero, sovrapposizione sulla destra, Del Piero taglia in diagonale, mette dentro, lo stop di Vialli, salta l'avversario, alza il braccio, dice c'è una gamba tesa, chiede troppo da Collina. Vialli, poi in scivolata, recuperiamo il pallone. Vialli, servito da Ravanelli, il tiro, il gol! E dicevamo, c'era il poker nell'area, e il gol arriva. Porta la firma, il quarto gol porta la firma di
Gianluca Vialli, lui che è a Genova, il Genoa l'ha sfidato parecchie volte, mette in pratica anche la sua firma su questa vittoria pesante anche nel risultato. Nulla può il portiere spagnolo, quindi due gol per chi l'ha preceduto prima di farsi male, due gol se li porta a casa anche lui. Vedete, Baggio, Ravanelli, Iarni e Gianluca Vialli. I gol sarebbero potuti essere anche molti di più, quantomeno il 50% in più, sempre con Vialli. Ma non esageriamo. Partita che oramai è chiusa, ma lo è già dal secondo gol bianconero. Mai impensierito il portiere bianconero, se non in situazioni analoghe a queste di ricucitura. Alzano le braccia al cielo, finisce qui. Un minuto dopo il 45esimo capisce Collina che è meglio chiudere le danze, danze che la Juventus stravince a Marassi per 4-0. Juventus che vola sempre di più alla conquista di un altro tricolore, Juventus che merita sul campo, come ha sempre meritato, la vittoria contro un Genoa sempre più, parliamo della stagione 94-95, votato a cercare una salvezza, salvezza sempre più difficile. Baggio, Ravanelli, Iarni e Vialli, Genoa 0, Juventus 4.